qualunque tipo di arte, anche quella culinaria, che non significa per forza fare da mangiare, ma significa anche mangiare. E allora abbiamo in linea il blogger delle eccellenze dei territori, e lui è Davide Cerbino. Ciao Sammy, un saluto come sempre a tutte le amiche e a tutti gli amici di RPL. Ancora chiusi certamente, però è veramente, facciamo un appello a tutti coloro che possono, utilizzate internet, utilizzate anche il telefono per ordinare i prodotti più buoni dei territori. Davide Cerbino, dove ci porti oggi? Bravo Sammy, perché oggi quello di cui vi parlerò potrete assolutamente ordinarlo, farlo arrivare in ogni dove. Nella puntata odierna vi voglio proprio far venire fame. Inizio col parlarvi dei ciccioli. Che cosa sono i ciccioli? Beh, chi ci segue dalle Marche, dalla Romagna, dall'Abruzzo probabilmente sa che cosa sono. Per tutti gli altri vi voglio far venire l'acquolina in bocca, perché stiamo parlando di un prodotto tipico della tradizione quella più povera, quella contadina, però molte volte dietro la tradizione, dietro le cose più semplici, si nascondono le cose più buone, e questi ciccioli devo dire che sono uno spettacolo. Vengono ricavati da quelli che possiamo definire grossolanamente gli scarti della pancetta, tagliati finemente e poi passati, rosolati in padella. Poi dopo, una volta rosolati, quando sono diventati belli dorati, ognuno li condisce un po' a piacimento, qua ogni signora, ogni nonna ha la sua ricetta, ma vi lascio immaginare il sapore. Sono veramente uno snack di quelli che piacciono a noi, di quelli che rappresentano veramente il territorio, quindi lasciate perdere i prodotti confezionati, le cose industriali, con questi si va veramente a far venire l'acquolina in bocca, e fanno alla fine anche bene, perché si parla di prodotti genuini. Io li ho conosciuti questi ciccioli, ammetto la mia ignoranza, fino a poche settimane fa non li conoscevo, ma ho avuto il piacere di degustarli grazie a un salumificio di Ancona, proprio Ancona città, si chiama salumificio dei fratelli Taccalite, e pensate, è un salumificio storico, nasce ufficialmente nel lontano 1946, quindi pensate quanti anni di storia ha alle spalle, però in realtà è per questo che mi ha un po' colpito la sua storia, è per questo che oggi ve ne voglio parlare. Fin dagli anni precedenti, durante la guerra, la famiglia Taccalite nella zona di Ancona, in quelle zone molto particolari, ha avuto un qualcosa di un ruolo veramente fondamentale, perché quando c'era la guerra purtroppo mancava il cibo e molto spesso le famiglie facevano veramente molta fatica. Loro, grazie a loro, allora era un piccolo salumificio, riuscivano in qualche modo a dare qualcosa a tutte quelle popolazioni che in quel momento soffrivano veramente molto, e da lì questo salumificio è diventato un'azienda quasi di famiglia, con un grande attaccamento, oltre che al proprio territorio, anche proprio alla gente di quel territorio. Mi è piaciuta la loro storia proprio per questo motivo. Queste storie sono le storie belle, quando un'azienda non pensa solo ed esclusivamente al profitto fino a se stesso, ma pensa ancora a tenere in vita tradizioni, antiche ricette e magari anche quel sorriso con la clientela che non guasta mai. E quindi ho avuto il piacere di conoscere questa realtà, di degustare appunto i loro ciccioli, che sono una cosa meravigliosa, ma ovviamente non solo i ciccioli, perché c'è un'infinità di prodotti che vanno dal lardo alla salsiccia, ai salami. Mi hanno fatto degustare dei salami che sono qualcosa di veramente spettacolare. Ve ne cito un paio solo così per farvi venire un pochettino di acquolina in bocca, vista l'ora. Qualcuno sicuramente avrà già mangiato, qualcun altro magari va verso la merenda e quindi, perché no, potrebbe essere una bella idea. Ad esempio il salame che si chiama Fabriano, un prodotto tipico di quel territorio, quindi tutta quella zona delle Marche, anche in parte dell'Abruzzo, prodotto che, pensate, al suo interno contiene, oltre al classico condimento del salame, dei cubetti di lardo, un qualcosa di
raffinato, buono, però allo stesso tempo vi dirò molto molto delicato. Quindi i prodotti genuini, i prodotti fatti ancora alla vecchia maniera come facevano le nostre nonne, alla fine non fanno mai ingrassare, perché sono talmente buoni, talmente fatti all'antica, come dico sempre io, che alla fine anche chi fa la dieta può mangiare lo stesso con serenità. Quindi salame fabriano sicuramente ci tengo a raccontarlo, ma vi dico prima di chiudere ancora un altro. Si chiama, adesso qua mi perdoneranno se non lo pronuncio bene, ma il ciauscolo. Non so se l'ho pronunciato nel modo esatto, mi perdoneranno gli amici marchigiani se ho sbagliato qualcosa, ma ci tenevo a raccontarvelo perché anche qua stiamo parlando di un altro prodotto tipico, tra l'altro un marchio IGP, quindi che valorizza al pieno quel territorio, ma vi assicuro ragazzi, è fatto con l'impasto della pancetta, della spalla di prosciutto e della lonza, tritati tutti insieme, finemente, amalgamati con delle spezie, perché lì ognuno ha la sua ricetta, però veramente qualcosa di straordinario, è talmente morbido, talmente delicato che si può anche spalmare sul pane, quindi vi lascio veramente con quest'immagine di questo salame morbidissimo che si spalma magari su un pane appena sfornato, così anche in questi periodi difficili vi viene un pochettino fame. Se vi ho fatto venire fame andate a cercare gli amici del salumificio Taccalite, sono online un po' dappertutto anche loro. Potete ordinare, se non siete di quelle parti, vi arriva tranquillamente in tutta Italia. Ora più che mai aiutiamo queste aziende perché loro ci sono e quindi noi cerchiamo nel nostro piccolo di dare una mano e tanto ve lo dico sempre, li aiutiamo ma soprattutto aiutiamo noi stessi perché mangiamo prodotti salutari, prodotti genuini, prodotti veramente buoni. Quindi viva le eccellenze italiane, grazie ancora a Sammy per questo spazio, è un onore e un piacere per me esserci e quindi ci vediamo, ci riassentiamo prossimamente. Ciao Sammy e ciao a tutti gli amici di RPL. Grazie Davide Gervino, se non avete capito qualche cosa collegatevi con internet e cercate in rete Davide Gervino, il blog.